associo soltanto ai ringraziamenti, seguendo appunto quello che diceva Carlo, desidero ringraziare personalmente tutti i relatori che sono intervenuti, autorevoli membri della Commissione, abbiamo il Presidente della Commissione di Lavoro nominata dal Ministero della Giustizia, abbiamo illustri studiosi della materia, rappresentanti dei quattro, mi pare, principali commentari o del codice della privacy o del regolamento, qui per cui c'è una capacità di analisi sintetizzata appunto da questo tavolo che credo che ci porterà alcuni spunti importanti, spunti critici. La finalità di questo incontro è essenzialmente quella di riflettere criticamente sul contenuto del schema di decreto legislativo, sulle problematiche che porrà l'entrata in vigore del regolamento per gli individui, per le imprese italiane, per l'autorità garante che vede appunto notevolmente arricchiti, modificati i propri ruoli anche nel rapporto con le autorità straniere, per cui siamo di fronte davvero a un salto importante per la disciplina della protezione dei dati personali non soltanto in Italia ma più in generale in Europa e su scala geopolitica i rapporti che il diritto, l'area giuridica europea avrà da questo punto di vista con gli altri sistemi, viste anche le scelte molto coraggiose sul piano dell'ambito territoriale di applicazione della disciplina del trasferimento dei dati all'estero. Una nota di disappunto per il modo in cui siamo arrivati all'elaborazione di questo testo, credo che non possiamo limitarci a censurare questo ritardo del legislatore italiano nel considerare l'importanza di tematiche come questa. Siamo arrivati ultimi al momento dell'adeguamento del sistema giuridico italiano al common core europeo all'epoca, prima dell'introduzione della direttiva, siamo stati tra gli ultimi paesi a dotarsi di una disciplina generale, tanto che siamo stati primi ad attuare la direttiva perché non l'avevamo fatto prima spontaneamente. Siamo arrivati molto in ritardo al momento dell'attuazione del regolamento, quando invece per esempio i tedeschi lavoravano sul testo di decreto da molto più tempo, gli spagnoli lo stesso, molto più tempo di quanto è stato concesso alla commissione di lavoro, che è stata nominata soltanto il 17 di dicembre di quest'anno, con prima riunione il 4 gennaio, lavori ultimati la prima settimana di marzo, quindi potete immaginare sia gli sforzi che sono stati compiuti, ma ovviamente anche il trade-off tra profondità e accuratezza delle scelte e tempo disponibile. Questo è un dato di fatto. Ciò nonostante si è arrivati a elaborare uno schema di decreto legislativo che ora è in attesa del parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, che qui è attualmente rappresentata dalla professoressa Califano, quindi vedremo quale sarà poi il testo finale che uscirà dopo l'esame da parte delle Camere, ma più o meno la struttura, l'architrave, le scelte fondamentali sono state fatte in questo decreto, si è optato alla fine, come sapete, per la novellazione del codice, anche se la Commissione aveva seguito un'altra via cercando di semplificare, pensando di poter contenere il regolamento e il decreto in un unico testo con due pilastri. Adesso torniamo allo schema tripartito, ma questa è una scelta di drafting compiuta dalle autorità competenti. Nel passaggio dal testo licenziato dalla Commissione al testo che ci troviamo di fronte, probabilmente il dato di diversità maggiore, su questo penso che sentiremo molti dei relatori, è l'inasprimento del piano delle sanzioni, in particolare le sanzioni penali, l'introduzione di alcuni nuovi reati che riprendono in questo alcune scelte compiute anche dal legislatore tedesco, anzi su questo, approfittando della presenza del professor Pardolesi, possiamo dire che il diritto comparato in qualche modo ha giocato un minimo ruolo, un ruolo anche rilevante nell'elaborazione di queste norme, per esempio l'introduzione di una norma assolutamente innovativa rispetto al quadro preesistente, che è quella sulla morte digitale, ha tratto spunto sicuramente dalle scelte compiute in altri sistemi, quello francese e quello spagnolo. Quindi ci sono delle novità importanti all'interno di questo pretesto, vedremo quale sarà appunto il confezionamento finale. Certamente vale la pena cominciare a riflettere da oggi, perché ovviamente i problemi che si porranno in sede applicativa, ripeto, sia per le imprese di piccole e medie dimensioni, di grandi dimensioni, sul piano delle sanzioni amministrative molto corpose che sono state introdotte al regolamento,
nonché appunto l'adeguamento relativo alle funzioni dell'autorità, sono novità molto importanti per l'ordinamento italiano, deve bene iniziare a riflettere sin d'ora. Quindi, chiudendo qui la fase, diciamo, dell'introduzione, dei ringraziamenti, direi che possiamo passare subito agli interventi, che pregherei di contenere, visto i tempi limitati che abbiamo a disposizione, 10-15 minuti massimo per ciascun relatore. Seguiamo l'ordine che è presente nella locandina, per cui sono particolarmente onorato e felice di dare la parola alla professoressa Alicia Califano.